le responsabilità penali sono sempre personali. È chiaro che tutto ciò non aiuta ed è brutto leggere sui giornali di vicende come quelle che abbiamo letto e che stiamo leggendo. Questo deve stimolare chi governa, le regioni e lo Stato a fare sempre di più per garantire la massima trasparenza, la massima livello di competitività tra tutti i soggetti senza parteggiare per l'uno o per l'altro, ed è quello che io sto facendo e voglio continuare a fare in Lombardia. Su Expo il governo ha preso una decisione che è quella di affidare al dottor Cantone le verifiche e i controlli. Benissimo, sono più che d'accordo, però il problema è che oggi Cantone non ha nessun potere se non quello di chiedere informazioni, ed è francamente incomprensibile perché il governo non abbia ancora fatto il decreto. Mi dicono che lo farà domani, bene, spero che lo faccia domani. L'incontro che ho avuto ieri con Cantone è servito proprio a fare in modo che sull'appalto più grande che noi stiamo gestendo, cioè la Città della Salute, oltre 330 milioni, ci sia la più totale trasparenza, è quello che faremo.